Buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere intervenuti alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 di Conor Oliveira Sporttime e del City Tennis Tour. Sono due iniziative strettamente correlate tra loro, come magari adesso vi sarà facile intuire anche dalle presentazioni, perché entrambe nascono dal tennis. Il tennis, diciamo, un po' è sempre stata la mia materia principale da delegato della Federazione Tennis. E da lì, insomma, abbiamo dato un via diversi anni fa a queste iniziative che sono state sempre, da sempre, al servizio non solo degli sportivi, ma anche dell'utenza turistica e l'utenza locale. Iniziative che hanno sempre comunque avuto, diciamo, un occhio di riguardo al settore amatoriale più che al settore agonistico, diciamo, o perlomeno al preagonistico, così. E la prima iniziativa, Conor Oliveira Sporttime, quella che è detta adesso praticamente, nasceva appunto, come dicevo, nelle nostre località turistiche più conosciute, Numana, Sirolo, dove c'era appunto qua il mio amico Mirko, insomma, con il quale abbiamo fatto tanti lavori per il tennis, insomma. E diciamo che, ecco, giusto per farvi capire com'è il meccanismo, in sostanza, della iniziativa di promozione sportiva. Durante i due mesi, diciamo, più importanti dell'estate, luglio-agosto 2012, abbiamo dato la possibilità a tanta gente di giocare gratuitamente, turisti, locali, chiunque sia. Il meccanismo era semplicemente una partecipazione di tanti sponsor, diciamo, chiamiamoli sostenitori locali, che con il loro contributo praticamente sostenevano questa iniziativa rilasciando delle tessere che permettevano di fare. Per quell'anno fu soltanto il tennis, come dicevo, ci fu un grosso riscontro. Queste sono le prime tre copertine delle prime tre iniziative. Come vedete, nel secondo anno siamo passati ad 8 attività, nel terzo anno a 16 attività e questo poi, ecco, diciamo, a oggi, dove ci sono all'incirca, tra attività sportive e ludiche, più di 40 iniziative. L'iniziativa è sempre andata avanti allo stesso modo e anche tuttora così, che praticamente i tanti soci sostenitori che ci permettono di fare appunto questa, di realizzare questa iniziativa senza alcun contributo pubblico, ma solo appunto con questi sostegni privati, e sta andando avanti tuttora, come dicevo, e dallo scorso anno, che è stato l'anno, diciamo, di ripresa dal post pandemia, abbiamo anche iniziato a dare un sostegno concreto. Queste sono le ultime copertine, quella in fondo gialla a destra è quella dell'edizione del 2022. Dicevo, dallo scorso anno praticamente abbiamo iniziato a dare un sostegno concreto alle società sportive che organizzano eventi. Quindi abbiamo dato la possibilità alle società sportive organizzatrici di queste, di eventi importanti, come può essere gare di golf, gare di vela. Lo scorso anno avevamo anche il campionato italiano di vela. Abbiamo dato una mano anche alla Gran Fondo Nibali, comunque con il supporto pubblicitario. E in alcune invece, diciamo, manifestazioni abbiamo anche contribuito con i premi che noi praticamente riusciamo a fornire grazie al sostegno, grazie ai sostenitori che contribuiscono prendendo uno spazio pubblicitario all'interno dell'opuscolo. Questa è l'iniziativa di quest'anno. E come vedete, praticamente, se scorresi indietro vi farei vedere, dal primo anno ad oggi abbiamo avuto sempre più il sostegno degli enti. Abbiamo sempre avuto il sostegno del CONI, il sostegno praticamente della Regione Marche e dell'Associazione Riviera del Conero. Da quest'anno praticamente abbiamo anche un nuovo ingresso, che è quello dell'ente Parco del Conero, che poi dopo vi spiegherà anche il motivo del loro ingresso. E quindi, diciamo, questo ci dà una forza e spinta, ci dà un forte sostegno e ci ha aiutato a crescere anche quest'anno e quindi a poter allargare su tutto il territorio della Riviera del Conero, insomma, il raggio dell'iniziativa e soprattutto il numero di partecipanti. Così. È tutto praticamente gratuito per le società sportive che partecipano, sia quelle che sosteniamo per gli eventi sportivi, ma soprattutto anche quelle che decidono praticamente di partecipare dando praticamente in promozione alcune attività che loro normalmente svolgono. E l'altra attività, invece, cerco un attimo di andare veloce, ecco, questo che vedete, queste sono le iniziative di quest'anno, in mezzo c'è già una copertina del City Tour. Allora, l'altra iniziativa
se possiamo cambiare. Altre iniziative invece è il City Tennis Tour, appunto, diciamo, dove è un po' più materia nel mio specifico. Questa iniziativa è un circuito di tennis, oramai quest'anno siamo alla 10ª edizione, è nata nel 2014, è nata dal nostro territorio, insomma, qua dalla Riviera del Conero, e è, praticamente si è conclusa, ha avuto una conclusione sempre ogni anno a Iesi. Nasceva nel 2014 per onorare Iesi, città europea dello sport. Durante gli anni, praticamente, è sempre cresciuta, cambiata, qui ci sono alcune foto, ecco, queste sono un po' tutte, un po' un piccolo riassunto di tutti gli anni in cui sono state fatte queste iniziative, fino alla copertina che è questa qua di oggi. E ha coinvolto un po' tutte le categorie, dal giovanile alle categorie open normali fino alle categorie veterani. Quest'anno invece ci siamo concentrati più su circuiti giovanili e circuiti veterani. Il circuito veterani addirittura l'abbiamo collegato ad un importante circuito nazionale che praticamente ci permetterà al termine delle nostre tappe regionali di portare ben 28 atleti al Foro Italico di Roma in ottobre per giocarsi il titolo nazionale di questo circuito chiamato Senior Tennis Circuito Blu. E che dire, insomma, quest'anno il circuito è già iniziato, chiaramente facciamo la presentazione oggi, però il circuito è già iniziato, sta dando dei numeri incredibili. Pensate soltanto che alla prima tappa di Fano del giovanile ci sono stati 200 ragazzi partecipanti. Le categorie senior rispetto alla nostra media regionale, insomma, siamo una regione paragonabile al Lazio come numeri di tesserati del tennis, però insomma ce la stiamo cavando abbastanza bene. Comunque siamo già sull'ordine del raddoppio dei numeri dello scorso anno. Quindi proseguendo su questa strada siamo molto soddisfatti e che dire, insomma, ecco, ci auguriamo. Queste sono appunto le tre categorie che andremo a fare quest'anno. Uno è il Senior Tour, questo che appunto vi dicevo, collegato al circuito nazionale di tornei organizzato dal Lazio. Il secondo è lo Young Tour, questo è il circuito, diciamo, più gettonato dei giovani, ma lo stesso non è da meno, adesso qui non ho la locandina, anche il Rodeo Tour, che invece coinvolge i ragazzi nell'autunno, questo per fare in modo che i ragazzi anche in autunno abbiano continuità, insomma, che non ci sia un brusco abbandono a ottobre, insomma, dell'attività agonistica. Ecco qua, questo praticamente è il riepilogo, insomma, di tutto quello che presentiamo oggi. Io ringrazio tantissimo innanzitutto la dottoressa Chiara Biondi per averci di nuovo ospitati qua in regione per la presentazione ufficiale delle iniziative. Passo la parola a lei. Buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti. Non li nomino tutti perché poi non vorrei dimenticare qualcuno. È sicuramente un piacere per la Regione Marche appunto ospitare questa conferenza stampa, ma in realtà questo evento importante che vede la Regione proprio nella sua interezza protagonista, e soprattutto questi eventi dimostrano che lo sport, che sappiamo tutti, sicuramente benessere, inclusione, cioè l'aspetto sociale, insomma tantissimi sono i valori che attraverso lo sport possiamo trasmettere, e in questo caso, come spesso la Regione Marche sta facendo, è un modo anche proprio di promozione e di far conoscere le nostre bellezze. Tra l'altro il calendario di queste manifestazioni, che tra l'altro prevede proprio la possibilità di poter svolgere tantissime attività, perché andiamo dal tennis alla vela, al beach volley, il padel, insomma, soprattutto io ho visto da appassionata di equitazione anche scoprire il parco del Conero in maniera particolare, ma sicuramente comunque tutti i bellissimi luoghi anche a cavallo. Questo significa poter apprezzare la nostra regione sotto questo aspetto, e quindi è sicuramente, insomma, perlomeno per quello che riguarda l'aspetto della nostra regione, ci siamo e siamo vicini a tutte queste manifestazioni. Quindi sono sicura, tra l'altro, che sarà anche un modo di portare, di intercettare tantissimi turisti che magari sono appassionati appunto di questi sport, e quindi anche per loro sarà un modo di poter coniugare l'attività
fisica con la scoperta del territorio. E vorrei anche soprattutto ringraziare tutti diciamo quegli operatori commerciali che sono da anni a fianco di questa manifestazione e che hanno appunto ben compreso, no, il fatto che anche loro sicuramente attraverso lo sport, attraverso la promozione di un territorio, riescono a essere valorizzati, ad avere il giusto spazio che meritano all'interno appunto di una manifestazione di questo tipo. Quindi da giugno ad ottobre sono convinta che la nostra regione avrà veramente un parterre molto vivace e quindi anzi ringrazio ovviamente tutti coloro che si sono adoperati negli anni e continuano appunto a farlo di questo evento, perché ecco, per noi è sicuramente un momento importante per la nostra regione. Grazie. Grazie. E sottolineo anche un'altra cosa, appunto, il contributo, il supporto che diamo alle società, alle strutture, scusate, ricettive, alle attività commerciali. Abbiamo concentrato quest'anno non soltanto poi gli eventi, ma ci siamo anche focalizzati su settembre-ottobre, dove andremo a fare 4 settimane di promozione sportiva molto agevolata, proprio per incentivare o comunque per sostenere quelle strutture che comunque allungano la stagione, e questo appunto per l'obiettivo che è anche della regione di allungare, no, la stagione del turismo. Direi adesso di passare la parola a Riccardo Pecciafoco, vicepresidente del Parco del Conero. Grazie. Sì, grazie. Grazie Stefano. Io sono l'ultimo arrivato qua perché rappresento il Parco del Conero in qualità di vicepresidente facente funzione, avendo sostituito, come sapete, l'ex presidente fino a pochi giorni fa, che è diventato sindaco del Comune d'Ancona, al quale chiaramente faccio gli auguri più cari, che sono stati 2 anni con lui al parco veramente molto molto belli. E dicevo, mi chiedeva Stefano perché il parco quest'anno, no, aderisce a questa iniziativa. Beh, mi sembra di poterlo sintetizzare in poche parole. Voi guardate dentro la O di Sporttime, no? C'è il nostro logo, una bellissima questa idea che è stata fatta. E allora O lo voglio vedere intanto come opportunità, perché noi abbiamo acquistato, forse qualcuno di voi già lo sa, una Joylet, che sarebbe una carrozzina speciale che serve per aiutare le persone che hanno, diciamo, problemi motori, addirittura consentirà loro di percorrere gran parte dei sentieri del parco. Quindi questa è una cosa meravigliosa a mio avviso, perché veramente lo sport, come sappiamo, come sa anche qui il vicepresidente del CONI, ha una branca importantissima che è quella, no, delle paraolimpiadi insieme alle olimpiadi, eccetera. Quindi opportunità sicuramente sì. L'altra parola chiave, non potrebbe che essere così, per il parco è abbinare ambiente e salute. Cioè per noi questo binomio, questo abbinamento è fondamentale, perché noi attraverso lo sport cosa facciamo? Ci immergiamo in un ambiente, no? E quindi immergendoci in questo ambiente, come è quello meraviglioso, lo diceva anche l'assessore prima del Parco del Conero, che dobbiamo promuovere con attenzione. Dobbiamo fare in modo che il turismo non si ammassi sempre negli stessi periodi, ma dobbiamo cercare di destagionalizzare, perché il nostro parco è bellissimo anche, vi assicuro, chi lo frequenta, come sottoscritto, anche a ottobre, a novembre, a marzo. Cioè bisogna estendere assolutamente la conoscenza del parco, perché il suo ecosistema, la sua biodiversità, il suo ambiente sono valori ancora purtroppo poco conosciuti. Troppo conosciuto la spiaggia, poco conosciuto il reflito. Io chiamo le spalle del parco, le chiamo, no? Sono qui. Noi vediamo la facciata, no? Che attira, perché è straordinario. Chi non ama le due sorelle, chi non ama Porto Novo, è impossibile non amarlo per la sua bellezza, ma rischiamo, no, di caricarlo troppo. Allora, tornando allo sport, ultima davvero parola, insieme allo sport significa andare in bicicletta, significa o camminare, o lentezza e bellezza, cioè mettere insieme anche il valore della lentezza. Che noi in una vita così frenetica abbiamo bisogno anche di lentezza. Grazie a tutti.
Grazie Riccardo, dico, qua, mi auguro che sia un percorso lungo quello che faremo, perché l'anno scorso veramente è stato un progetto condiviso con Daniele, è stato un amore a prima vista, proprio questo connubio tra Riviera Sport Time e il Parco del Conero. Però ecco, voglio come al solito ringraziare ancora una volta chi praticamente, consentitemi di dire, è stato un po' l'autore del parto di tutte queste cose, no? Queste società sportive, chi ha valorizzato nei primi anni 2000 lo sport e le società sportive nel territorio. Grazie a Mirko Vilò, a cui cedo la parola. Saluto e ringrazio, ma non voglio ripetermi con chi mi ha preceduto, perché ha veramente bene raccontato, narrato quello che è stato il percorso di questa di queste iniziative, diciamo, bellissime, e quindi lo posso solo testimoniare dalla sua nascita, ma condivido quello che diceva Chiara Biondi, lo stesso Stefano nell'illustrazione, ma anche Picciafuoco, diciamo, che ha ben narrato quello che è, diciamo, il Parco del Conero e l'importanza del Parco del Conero e l'utilizzo del Parco del Conero per queste attività e per la promozione, per il turismo, diciamo, di questa splendida Riviera del Conero. Ma ecco, voglio io, e mi fermo qua perché è stato detto tanto e lo condivido pienamente, io voglio ringraziare, perché qui sono seduti, non solo qua, ma chi rappresenta veramente le associazioni e, diciamo, gli enti che da allora ad oggi hanno creduto, continuano a credere, continuano a sostenere. E in questi due anni ringrazio l'assessore Chiara Biondi, prima Giorgia Latini, all'inizio, di aver creduto e di aver voluto portare in questo tavolo della Regione Marche testimonianza, quindi che la Regione crede e dà forza a coloro che si impegnano ogni giorno con tutte le difficoltà a portare avanti queste iniziative nell'interesse della collettività, dello sport, del turismo, collaborando a pieno titolo con la Regione Marche. La Regione Marche che sta facendo molto, si sta impegnando, iniziando dal Presidente Acquaroli, ma tutta la Giunta, tutti i consiglieri, diciamo, che sono ogni giorno sui territori a raccogliere le istanze di voi tutti e a rappresentarle alla nostra Regione. Quindi grazie Stefano, grazie a tutti coloro che sono qui oggi seduti, all'assessore Chiara Biondi, perché veramente non è scontato che in una complessità, diciamo, come le Marche, seppur piccole, ci sono tante iniziative, ma ecco, io credo che i valori aggiunti di questa regione, diciamo, come ne abbiamo tantissime nella Regione Marche, la nostra Riviera del Conero e tutte le iniziative che stanno portando avanti nella Riviera del Conero, dallo sport al turismo, alla cultura, alla gastronomia, dare la giusta attenzione come stiamo facendo oggi sia veramente un qualcosa di importante, quindi grazie Chiara per quello che stai facendo. Grazie Mirko. Adesso, prima di passare la parola a Giovanni, vi faccio ancora un ulteriore step. Come vedete qua alle mie spalle, a mia destra, c'è anche Iesi Sport Time. Questo modello di iniziativa, come abbiamo già avuto modo di analizzare in riunioni, eccetera, è un modello esportabile, se vogliamo, in tutta la Regione Marche. Potremmo creare queste aree, questi bacini, dove tranquillamente poter far sviluppare questa modalità di promozione sportiva. E da questa, appunto, abbiamo dato seguito lo scorso anno, da queste, insomma, discussioni, abbiamo fatto nascere nel suo piccolo Iesi Sport Time, che quest'anno è alla sua seconda edizione. Ha chiaramente ancora, diciamo, un po' parecchio margine di crescita, ma, ripeto, è un modello che, come l'abbiamo portato a Iesi, potremmo portarlo nell'area di Senigallia, nell'area dell'Ascolano, eccetera. E adesso passerei la parola a Giovanni, dopodiché introduciamo anche il City Tennis Tour, che è, insomma, abbiamo qui il maestro dei maestri, per chi non lo conosce, quindi altro dire. Grazie. È sempre in forma. Beh, Stefano, grazie Stefano. Beh, io sono 45 anni che sono maestro di tennis. A 20 anni ero, quindi fate due conti e date una risposta. No, poi intanto porto il saluto di Fabio Luna, presidente del CONI, sono il suo vice, quindi Conio doveva essere presente a questa manifestazione. Io però vorrei ricordare, e sono orgoglioso come maestro di tennis presenziare, visto che il tennis è stato il punto di partenza, però voglio ricordare, io uno dei primi passi da maestro di tennis l'ho fatti al Taunus. Tutti quanti conoscono il Taunus, e negli anni 80 mi chiamò un certo Walter Neumann,
che voi avrete conosciuto, che è stato colui che ha creato il Taunus. Ma l'ha creato perché, venendo in vacanza qui, ha visto il posto, si è innamorato, lui aveva dei problemi fisici, ha detto vabbè, voglio fare qualcosa qui nel territorio. Mirko lo conosce bene sicuramente. E ha creato quello che è sotto gli occhi di tutti, questo grande villaggio bellissimo. Io ho fatto 4-5 anni in maestro d'estate lì, quindi avevo 20-21 22 anni, immaginate, stavo benissimo. Detto questo, devo fare i complimenti a Stefano, perché dal 2014 è riuscito piano piano, il CONI ci ha sempre creduto, no? Abbiamo sempre risposto sì, quindi è riuscito a creare questa meravigliosa, diciamo, collage di sport. Il tennis è lo sport principale e, come hanno detto altri, turismo e sport sono un connubio incredibile, perché attraverso lo sport si porta la gente nel territorio. Io ho fatto il sindaco modestamente 10 anni a Pioraco e attraverso lo sport portavo la gente a Pioraco, arrivati a Pioraco, ma dove sta? Forse qualcuno di voi non c'è mai stato, probabilmente, sicuro. E quindi riuscivo attraverso lo sport a portare tanta gente. Quindi questa manifestazione, questa serie di manifestazioni sono bellissime, porteranno un sacco di turisti nel territorio sportivo, il turismo sportivo. E un'ultima cosa, stai crescendo con i giovani, no? Quindi hai detto che ci sono 200 iscritti, questi giovani stanno crescendo. E bravo Stefano, continua ad avere un occhio di riguardo per i piccoli giovani sportivi, perché sono loro poi il loro futuro, sia nello sport che nella vita. Bene, avanti così. Un'ultima cosa, strano che nelle altre province non ti abbiano copiato, perché lo dico anche all'assessore regionale, sarebbe bello che tutte le province avessero uno Stefano Sampolesi per organizzare queste cose, no? Quindi o tu ti allarghi oppure trovi qualcuno. Grazie. Grazie Giovanni, hai trovato un lavoro per il... Beh sì, allora, come dicevo prima, nel City Tennis Tour quest'anno abbiamo dato un grosso occhio ai giovani. Sui 32 tornei, 21 sono per i giovani, in sostanza sono dedicati al circuito Young e Rodeo, che sono interamente giovanili, categorie Under 10, 12, 14 e 16. Permettetemi adesso di passare la parola a un'amica, Jessica Marcozzi, appunto, che praticamente è diciamo la mamma di Elisabetta Cocciaretto, nata appunto da questi circuiti. Grazie Stefano, e un saluto a tutti. E io conosco innanzitutto i complimenti per l'attività lodevole che state portando avanti, veramente anche state lavorando con i giovani, e credo che questo sia un modello da sfruttare, Giovanni, in tutte le province. Io conosco Giovanni e Stefano da qualche anno, ma conosco Giovanni da quando Elisabetta ha preso la racchetta in mano, e lo devo ringraziare perché se nelle Marche sono nati, cresciuti e stanno andando avanti tanti piccoli campioni, è grazie all'attività che hanno svolto loro, il tennis a livello regionale, ma tutte le associazioni. E io devo dire che Elisabetta oggi è arrivata al numero 40 al mondo, prima in Italia, ma io devo dire grazie, e non mi scorderò mai di nessuno, perché la persona che ho sempre contattato, ma ha dato dei consigli, è stato Giovanni. È grazie a lui che Elisabetta ha avuto la possibilità di conoscere Corrado Parazzutti, con cui si è allenata. Quindi ecco che a livello regionale noi abbiamo delle persone veramente eccezionali che hanno fatto grande il tennis nelle Marche, e io stamattina mi hanno intervistato a RTM e ho detto che nelle Marche abbiamo la Cocciaretto, sì, ma abbiamo anche la Giorgi, quindi due ragazze marchigiane. Consideriamo che le Marche non sono una grande regione, avere due ragazze, una prima e una seconda a livello nazionale e internazionale, è bellissimo, credo. E quindi questo è un grazie a tutte le associazioni e a tutto il tennis regionale. Grazie Jessica, e comunque abbiamo anche tanti maschietti, eh? Il primo Luca Nardi, se no ci sparano qua. Comunque, per concludere, io ringrazio tutti, ma voglio ringraziare in maniera particolare, soprattutto, ecco, non me ne vogliono gli altri, sono tutti importanti sostenitori, ma quest'anno ne abbiamo due in particolare. Uno è il gruppo SIT, oramai con noi da 7-8 anni, che ci permette appunto la realizzazione di entrambe le iniziative, e in particolare il City Tennis Tour, dove mette praticamente parecchio materiale,
e l'altro appunto, eccolo qua, è Carlo Cestola, rappresentante, insomma, direttore commerciale della Corde Eusebi. Due parole a Carlo, grazie. Grazie a voi, è un'emozione essere qui in questo palazzo, non sono mai stato, quindi intanto è un'emozione essere qui e vedervi tutti così partecipi e appassionati come Stefano a queste iniziative. Io sono Carlo Cestola e sono il direttore di Eusebi. Eusebi è uno storico concessionario Ford. La famiglia Eusebi entra in automotive nel 1958, diventa concessionario nel 78, e ci sono due date molto importanti per il nostro territorio. Il 24 ottobre del 2003 Eusebi diventa concessionario di Ancona, della provincia di Ancona, e recentemente il 18 di dicembre del 2022 raddoppiamo spazi e servizi in via Primo Maggio 64 e siamo tra i primi tre transit center d'Italia. Cioè abbiamo una concessionaria dedicata al transit del veicolo commerciale. Ma lo sport, l'automobile è sport. E lo sport, con i valori che avete detto fino adesso, il principale, quello che più mi rimane, è il discorso del benessere. L'automobile in questi anni, oggi, sta nella più grande trasformazione della sua creazione ad oggi. Henry Ford ha inventato l'automobile di massa nel 1908 e oggi le auto stanno diventando elettriche. E, diciamo che l'auto elettrica perché? Per eliminare l'inquinamento, per avere zero emissioni, così dicono dalle nostre parti, e quindi per avere delle città senza inquinamento e senza smog e quindi per il benessere delle persone. Oggi siamo in questa transizione, io con la mia squadra di venditori e di consulenti abbiamo una responsabilità importante, cioè quella di accompagnare i nostri clienti in questa transizione ecologica e tecnologica. Quindi siamo a disposizione delle nostre sedi e durante le manifestazioni, dove possiamo, esporremo le nostre auto e avremo delle persone che spiegano quali sono i metodi. Ringrazio tutti nuovamente, grazie, Carlo. In particolar modo Stefano e Daniela, che mi hanno seguito e mi hanno preso. Ho subito detto sì perché mi piace moltissimo il tennis e tutto il resto, quindi grazie ancora a tutti. Grazie, grazie a voi, altrimenti non potremmo essere. Io ringrazio tutto, ringrazio Chiara, ringrazio Giovanni, Riccardo, Mirko, Jessica e Carlo. Grazie, buona giornata a tutti.